di bronzo di Nicola Filotesio, conosciuto come Cola della Matrice, pittore, architetto e scultore, vissuto alla fine del 400, il personaggio più illustre di quello che sino a qualche giorno fa veniva considerato uno dei borghi più belli d'Italia, soprattutto per il suo patrimonio, per le sue bellezze. Il sisma ha scoperchiato la chiesa di Sant'Agostino, che lo stesso Cola con la sua arte aveva contribuito a rendere meravigliosa. La Basilica di San Francesco, della seconda metà del 300, con i suoi bellissimi affreschi, ha subito gravissimi danni, bellezza e arte oltraggiate dalla furia della natura. E poi la chiesa di San Giovanni, quella di San Giuseppe, il Museo Civico Nicola Filotesio, Palazzo Orsini del 600, la Torre Civica risalente al XIII secolo con le lancette ferme alle 3:37, un'ora che resta tragicamente impressa nella mente di molti. È andato perduto un patrimonio artistico fondamentale, importantissimo. Tuttavia, dal nostro punto di vista, fronteggiare il terremoto significa ricostruire il patrimonio artistico e culturale di quei territori per favorire la ricostruzione anche della coesione sociale e del senso di appartenenza delle comunità locali ai loro territori. Dalla prima ricognizione dei carabinieri del Comando per la tutela dei beni culturali sono 293 in tutto i siti rovinati dal terremoto nel centro Italia. Di questi 50 risultano gravemente danneggiati o crollati. Proprio per questo il Ministero dei Beni Culturali destinerà gli incassi di domani dei musei statali a interventi sul patrimonio culturale danneggiato dal sisma. Una decisione del ministro Dario Franceschini, che ha invitato tutti gli italiani ad andare nei musei in segno di solidarietà. Federcultura ha invitato i suoi associati ad aderire a questa iniziativa e anche stiamo immaginando nelle prossime settimane di estendere questa stessa iniziativa ai luoghi dello spettacolo. In chiusura vi ricordiamo il numero solidale attivato dalla Protezione Civile, attraverso il quale potete fare una piccola